In Apocalisse 12:10 la Bibbia descrive Satana come colui che accusa i giusti davanti a Dio giorno e notte. In una delle scene più vivide che ritraggono la natura accusatoria del Satan, il paziente Giobbe ha dovuto sopportare il peso maggiore della calunnia di Satana. Un giorno, mentre i figli di Dio si erano riuniti per presentarsi davanti al Signore, venne anche Satana. Dio chiese a Satana se avesse considerato Giobbe un uomo giusto che odiava il peccato. E risposta alla domanda di Dio, Satana risponde: «Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia». I commenti del Satan sembrano abbastanza facili da capire. Dio aveva benedetto Giobbe con benedizioni materiali e finanziarie, e fu grazie a queste benedizioni che Giobbe serviva a Dio. Ma se non si fa attenzione, si perderà una delle false implicazioni di Satana incorporate in questa accusa. Satana ha sottilmente insinuato che è più facile per un uomo servire Dio solo quando è ricco, piuttosto che servirlo quando è povero. Purtroppo questa idea è stata mantenuta da molti nel passato e anche nel presente, specialmente tra i promotori del cosiddetto Vangelo della prosperità. Questa dottrina insegna una verità biblica, ma in modo distorto. La verità biblica è che se hai timore di Dio, allora vieni benedetto. Le benedizioni di Dio non dovrebbero essere comunque l'obiettivo del credente, semmai l'effetto collaterale dell'obbedienza verso i comandamenti di Dio. Mentre il Vangelo della prosperità insegna che più sei ricco, più il favore di Dio è dalla tua parte. Mentre se non vivi una situazione economica abbastanza adagiata, ai limiti della miseria a volte, allora vuol dire che non sei né benedetto né gradito da Dio. Questa dottrina devasta psicologicamente molte persone, le distrugge, le uccide interiormente. In verità, tuttavia, l'implicazione di Satana riguardo al concetto di prosperità che ha sollevato su Giobbe è completamente falsa. Non è mai stato più semplice seguire Dio quando si è ricchi, secondo lui. Ma al contrario, la ricchezza è spesso un grande potenziale per avere un effetto negativo sul rapporto di un uomo con Dio. Perché, come dice la scrittura, l'amore per il denaro è il principio di tutti i mali. I primi ascoltatori di Gesù rimasero piuttosto scioccati nel sentire certi insegnamenti sulla ricchezza. Dopo il triste rifiuto del giovane ricco di vendere i suoi beni per darlo ai poveri e seguire il Maestro, Cristo fece dei commenti sorprendenti. Espose un aneddoto a dir poco eloquente. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Attenzione, il brano non dice che a un ricco è impossibile entrare nel regno di Dio o salvarsi, ma che è molto difficile, perché se è preso dalle sue ricchezze terrene che svaniranno, allora si auto-escluderà dalle ricchezze celesti che sono eterne. Quando Cristo espose questo aneddoto, i suoi uditori si stupirono oltre misura, dicendo tra loro: «Ma allora, chi può essere salvato?» Gesù spiegò che era possibile per un ricco ottenere la salvezza, solo che non era facile, perché per ottenere la salvezza eterna occorre avere un cuore disposto, se necessario, a rinunciare alle ricchezze terrene. Nel caso di Giobbe, Satana aveva fatto tutto il possibile per tentarlo con ricchezze e beni fisici. Dio permise che la ricchezza di Giobbe si accumulasse, e allora Giobbe dimostrò di poter fare ciò che pochi sanno fare: continuare a servire Dio fedelmente nonostante la sua grande ricchezza. Il tentativo di Satana di attirare l'uomo al peccato con le ricchezze era fallito e si rese conto che l'anima di Giobbe non era in vendita. L'idea che le ricchezze e le benedizioni fisiche rendano più facile servire Dio è un'idea falsa che può essere insinuata solo da Satana. Come ci ha esortati l'Apostolo Pietro, cerchiamo di essere sobri, vigilare, perché il vostro avversario, il calunniatore, cammina come un leone ruggente, cercando chi lo divori. Sono Daniele Salamone, fondatore del Torah Project Italia e del Torah Study Bible. Vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulle campanelle.
o se volete sostenermi, potete acquistare i miei libri o abbonarvi per accedere a contenuti esclusivi. Se volete seguire più da vicino il mio lavoro e rimanere costantemente aggiornati in anteprima sulle ultime novità del mio lavoro, potete visitare il mio sito o iscrivervi al mio canale Telegram. Invece, se volete mettervi in contatto diretto con me per pormi delle domande, potete iscrivervi al gruppo Telegram appositamente dedicato e trovate il link in descrizione. Se il video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo videolog. Ciao!